conferenza stampa di presentazione di Mister Sandro Topocchesci. Io do la parola, vi presento prima di tutto coloro che parleranno qui in conferenza stampa. C'è l'amministratore unico e direttore generale Filippo Polcino, c'è il direttore sportivo Giuseppe Di Bari e il mister Sandro Topocchesci. Do la parola all'amministratore Filippo Polcino. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Oggi diamo il benvenuto sulla panchina della Juve Stabia al mister Topocchesci, che detto sinceramente ha immediatamente accettato l'incarico come glielo abbiamo proposto. Lo vedo carico, anche troppo, e con tanto entusiasmo è venuto a Castellammare. Gli auguro di fare bene e mi auguro che noi facciamo bene nel proseguo della stagione. Senza voler togliere, perché questa è la conferenza di presentazione del mister, però siamo il giorno dopo il mercato, è inutile nasconderci dietro un dito, si sente anche un po' vociferare, qualche notizia ci arriva. Non sono un tipo social, quindi non leggo molto quello che viene scritto, però quando si scrive inevitabilmente o collaboratori o altre persone ti riferiscono che Castellammare non è contenta dell'operato di questa società. Io, sempre, perché poi qualcuno mi può dire che qualcosa, senza voler alzare polveroni, però sono stato sempre una persona schietta e sincera, almeno da quando sto a Castellammare. Posso essere in ritardo su alcune cose, perché sicuramente volevo fare molto di più e sicuramente potevo fare molto di più, però vorrei anche dire questo: oggi questa società, quando si è presentato inizio anno, ha detto che questo doveva essere un anno di assestamento, un anno dove noi, tra virgolette, dovevamo godere di una salvezza tranquilla. Oggi, se togliete il Catanzaro, che penso che sia l'unica squadra in Europa a non aver perso nelle varie competizioni, noi ci troviamo in una posizione di classifica che forse non giustificherebbe, dico forse perché poi può darsi che ci sono delle critiche giuste, ma non giustificherebbe critiche in particolar modo verso questa proprietà. E mi permetto di difenderli, perché la proprietà ad oggi, ad ogni mia richiesta, ha sempre dato seguito. Noi abbiamo detto che, e perdonatemi se lo ripeto, se no poi qualcuno dice boh, tira fuori la storia del concordato. No, abbiamo detto, abbiamo fatto il concordato, punto. Sì, poi sarà stato detto qualche altra volta, perché è un orgoglio per la proprietà aver risanato questa società, ma abbiamo anche detto che quello era un punto di partenza. Non è che là sono spariti tutti i debiti della società, si sta continuando. Quindi quest'anno io, insieme alla proprietà, stiamo continuando per mettere ulteriormente a posto i conti. Non abbiamo detto la società Juve Stabia non ha più un debito, è stato fatto un piano e lo stiamo portando avanti. Quindi noi dobbiamo, da una parte, guardare sempre le casse della società, perché purtroppo, ragazzi, è finito il Covid. Ciò significa che per il calcio non ci sono più deroghe. Ieri, l'altro ieri, non so quante società hanno chiesto al Consiglio federale di posticipare alcune verifiche, perché le società non ce la facevano. Quindi vi dico, non è che quasi naviga il calcio italiano, naviga nell'oro, e noi dobbiamo essere attenti a Castellammare più che mai, perché siamo sempre sotto lo stretto controllo della Covisoc, di mantenere i conti per quello che devono essere mantenuti i conti, proseguendo nel nostro risanamento. Poi io spero di non sollevare vespai o polemiche. Poi i Lancella hanno sempre detto che se ci sono altre persone che vogliono entrare in società o ritengono di essere più brave o altro, ragazzi, che facessero un'offerta. Questo non me l'hanno detto i Lancella, sono io che mi permetto di dirlo, no? Per accelerare il processo. Perché loro hanno detto: noi siamo qui, siamo a disposizione, c'è qualcuno che ci vuole dare una mano? Siamo disponibili.
Però io di persone che, cioè, la mattina davanti la porta non trovo nessuna fila di persone che vogliono venire a dare una mano alla Juve. Anzi, ho trovato persone della nostra amata Castellammare che mi hanno messo in difficoltà nel risanamento della società. Però io non voglio adesso far sì che questa diventa una conferenza di... Io mi scuso, io ho detto che sono una persona che parla poco, cioè non mi piace venire a parlare, mi piace più operare, quindi mi scuso se qualcuno giustamente dice ma noi vorremmo sentire più spesso la società. Adesso ci organizziamo anche per questo, se c'è bisogno che io periodicamente debba fare una conferenza, la faccio pure. Abbiamo riaperto lo store, ci avete chiesto di... Sono piccole cose. Ripeto, sicuramente io sono in ritardo con il mio programma e me ne scuso. Però non è che in questo periodo siamo stati poco indaffarati, anzi siamo stati ultra indaffarati. Adesso però ritorno al motivo della... poi del mercato parlerà il direttore, ritorno all'argomento della nostra conferenza stampa, quindi auguro a Mr. Pocheschi di far bene con noi e andiamo avanti e sempre forza di quest'ampia. Diamo la parola al direttore sportivo Giuseppe Riba. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, do seguito un po' alle parole del nostro amministratore. In primis sapevamo dall'inizio che c'erano delle criticità e sono state già evidenziate dal nostro amministratore. Quando dico criticità sul mercato, per un mercato che ovviamente doveva allinearsi a quella che era una politica di assestamento da parte della società. Nel mercato di gennaio, a parte che io intanto ringrazio tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi, ringrazio i ragazzi in primis perché veramente i ragazzi, e ci tengo a sottolineare questa cosa, i ragazzi e la società, perché mi ha permesso comunque di lavorare giustamente con un certo tipo di budget e quindi ad oggi io non mi lamento, anzi vado avanti e sono contento di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Allo stesso tempo ho sempre detto che nel mercato di gennaio sarei stato vigile sul mercato. La società mi ha messo a disposizione un budget, francamente anche un buon budget, ma non siamo riusciti a portare degli elementi o dei giocatori che potessero far fare quel salto di qualità, però non ci tiriamo indietro assolutamente, andiamo avanti e non sto qui a dire nomi o non nomi, posso solo dire che vestire la maglia della Juve Stabia deve essere un onore e quindi chi ha sposato, anche se sono due giovani che sono stati presi, tre giovani che sono stati presi, sposeranno in pieno il nostro progetto e ci daranno una mano ad arrivare fino alla fine in compagnia del nuovo allenatore, al quale veramente faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché ad oggi dobbiamo guardare avanti, non ci possiamo guardare indietro. Le critiche fanno parte del gioco, io sono stato abituato sempre ad andare oltre le critiche, avendo vissuto anche in qualche piazza abbastanza calda, quindi oggi preferisco solo dire in bocca al lupo al nuovo allenatore e proseguiamo il progetto Juve Stabia. Diamo il benvenuto e la parola a Mr. Sandro Pocheschi. Ma io ringrazio la società che ha pensato, l'ho sfiorata l'altro anno perché ho avuto un incontro con il presidente e mi voleva portare a Castellammare, poi si sono fatte altre scelte. Quando i direttori mi hanno chiamato non ho pensato neanche un secondo, perché chi non allena la Juve Stabia vuol dire che non piace fare l'allenatore, perché sono quelle sfide belle. La cosa particolare che quando vieni chiamato perché stai in una situazione di classifica oppure magari c'è un problema serio. Io ho trovato una società organizzata, ho trovato una squadra un po' triste ma molto compatta, mi è piaciuto l'atteggiamento che hanno avuto domenica in un campo difficile, che sono le partite più difficili, giocare con l'ultima in classifica, tutti pensano si va lì e si vince, su un campo terribile, perché io lì ci ho allenato un anno e so che significa quel campo. Quindi aver vinto una partita, anche se sotto l'aspetto del gioco, anche sotto l'aspetto di come ha interpretato la gara la squadra, deve fare meglio. Però mi è piaciuto molto, molto la voglia e la compattezza di questi ragazzi, che malgrado avendo dei problemi e facendo una partita
senza il loro allenatore che l'aveva condotti fino alla domenica prima, potevano avere una ripercussione. È stato bravo anche il mister, che ha fatto per me una mossa molto bella a un quarto d'ora dalla fine, mettendosi a 5, e parliamo del tecnico Giorgio Lucetta. Giorgio. E facendo anche capire che questa squadra può cambiare pelle. Ecco, io sto qui per cambiare pelle a questa squadra, perché secondo me noi tutti nel calcio abbiamo sempre certe idee, però quando c'è un cambiamento tutti hanno paura. Io vi faccio un piccolo esempio: io ho preso un giocatore vostro qui, messo fuori rosa, perché lo vedi in una partita contro il Fondi, ho detto caspita che giocatore, poi vengo a sapere fuori rosa, me lo propongono in Serie B, cioè una categoria superiore, dove tutti mi avranno, quando io faccio uscire questo nome tutti quanti mi dicono ma tu sei matto, quello è così, quello è... Io ho detto guarda, a me il calcio mi ha insegnato una cosa, che tutti possono cambiare, bisogna trovare ad ogni giocatore la chiave del loro cervello. E questo giocatore è Montalto. Quando portai Montalto a Terni, la piazza voleva Cacia e Gilardino. E andai in conferenza stampa, come oggi lo ricordo. Era prima della partita di Coppa Italia con il Trapani. Dissi, guardate, Montalto vi farà 20 gol. Secondo voi i giornalisti che cosa hanno fatto? Tutti a ridere, ma visto che è fatto, vabbè. Montalto fece 20 gol. Allora, questo per farvi capire che la società per me ha operato bene. Ho visto una squadra all'altezza della situazione, in un campionato dove ci sono due squadre, forse tre, e il resto sono puoi vincere e puoi perdere tutti i campi. Ho analizzato questo campionato e essere quarti in classifica vuol dire che quando hai questi risultati vuol dire innanzitutto che la società funziona, che la dirigenza funziona, che lo staff ha funzionato. Poi non voglio entrare in merito su quello del mio collega, perché l'ha dato le dimissioni perché non mi appartiene. Io oggi sto qui per cercare di mantenere e anche migliorare. So che sono molto forte, molto deciso, voi magari dentro, ma come? È andato via a destra, a sinistra. La piazza sul mercato, da quello che si sente, ragazzi, dovete capire una cosa, ci vuole il senso di appartenenza. Il senso d'appartenenza a chi viene e chi indossa la maglia della Juve Stabia. Io quando l'ho incontrata, io voglio ritrovare e voglio risentire quel pubblico che sul 2-0 all'80esimo del secondo tempo ancora gridava e ha trascinato una squadra che era morta. Vi parlo del campionato 2016, una squadra morta in campo. Io speravo che quei tifosi, ho detto ma perché non li fischiano, porca miseria, perché non li contestano? Ecco, quel muro umano che io ho visto a Fondi, io ce l'ho impresso e mi vengono ora ancora i brividi, perché una tifoseria così l'ho ritrovata poi a Terni, perché anche Terni è una piazza che vive di calcio. Però Castellammare ha questa grande forza, ha un senso di appartenenza, e che noi dobbiamo giocare, non con l'anima, qualcosa di più. Io sono arrivato da 3 giorni, ho le mie idee, vado avanti per le mie idee. Ci sarà un cambiamento forte, radicale. Perché per me questa squadra può fare bene, come d'altronde ha fatto bene, però per me il bene è vedere i ragazzi col sorriso. Io devo entrare dentro gli spogliatoi, che i ragazzi devono venire al campo a divertirsi, devono giocare, devono gioire, si soffre tutti insieme, ma il calcio è gioia e noi dobbiamo dare emozioni, e queste emozioni non le possiamo dare alla gente, alla proprietà che caccia soldi, che investe, anche se a volte, più delle volte, sono contestati. Però ricordiamoci una cosa, nel calcio italiano le proprietà sono tutte straniere, fatevi una domanda, perché sono tutte straniere. Quindi quando noi troviamo un presidente del posto che investe sulla propria città, lo dovremmo sempre applaudire. Poi si può contestare, perché la contestazione fa crescere me, fa crescere la società, fa crescere i giocatori, fa crescere tutti. Io spero molto che queste mie parole portino anche questa sera quel pubblico, quel muro, perché andiamo a giocare con una squadra che crede nel vincere il campionato. Perché io
sono tre giorni che vedo partite del Crotone, come vedo la formazione la richiudo, perché se io penso come pensano tutti, dico ai miei ragazzi: guarda, stiamo sene a casa. Invece la sfida è bella, cambiare certe cose che sono impossibili e farle diventare possibili. Questa è la mia missione. Cominciamo col giro di domande. Mister, io rappresento il giornalissimo una volta con la rispettiva testata, Mario Vollono, Vivicento. Buongiorno mister, le rinnovo il ben arrivato qui. Grazie. Al mare. E lei, come diceva, ha visto la partita con la Viterbese, tutti allo stadio a vedere questa bella vittoria comunque di carattere da parte dei ragazzi. Ragazzi che adesso hanno avuto due giorni, hanno lavorato con Lucente, adesso due giorni con lei, stasera dovranno giocare col Crotone. Stasera, ecco, è già una nuova Juve Stabia o comunque si cercherà di non alterare troppo i equilibri, visto che lei è più offensivista, magari mister Crocci è un po' più difensivista? Ogni allenatore ha i propri principi, io devo mettere i miei principi in testa a questi calciatori. So che per loro il cambiamento, le abitudini, si farà fatica, però noi abbiamo un grosso vantaggio, che abbiamo una programmazione, non abbiamo l'assillo. Noi non dobbiamo essere preoccupati dell'avversario, noi dobbiamo cominciare a capire che oggi nasce un nuovo percorso, quel percorso che poi da qui a fine campionato capiremo se farlo ancora con Pochesci o farlo con un altro. Ecco, io mi sto giocando la vita, mi sto giocando una chance importante e quindi voglio giocare e voglio sbagliare con le mie idee. Non mi posso accontentare di fare oggi il compitino, mettermi seduto e far fare alla squadra quello che ha sempre fatto. Io sono venuto qui con un'idea ben precisa e siccome sono un ambizioso, non sono un uomo che mi accontento. Io facevo il portantino, quando a mio padre gli ho detto: papà, lascio il posto di lavoro, lui si è sentito male per una settimana, che lui ci ha cresciuto con un posto di lavoro. Infatti io credo nel calcio e facevo la prima categoria, non facevo la Serie A. Sono partito dalla prima categoria, sono arrivato e mi mancano tre gradini, due indietro, cioè seconda e terza categoria, lì sarà molto più facile allenarli. E poi manca l'ultimo gradino. Quindi il mio sogno è sempre quello, non è cambiato. Quindi se sono venuto qui a Castellammare non sono venuto per riscaldare una minestra, ma voglio dare le mie idee, voglio essere e voglio sbagliare con la mia testa. Mario Di Capo, Juve Stabia Live. Mister, ben trovato, ovviamente. Grazie. Benvenuto qui a Castellammare. Diceva delle sue idee tattiche, quali vedremo, se ci può dire già qualcosa di ciò che andremo a vedere stasera con il Crotone, e soprattutto parlava di Montalto. Dal mercato è arrivato un giocatore che potrebbe essere similare a quello che ha detto prima, ovvero Volpe, che chiaramente ha fatto male malissimo negli ultimi anni, però aveva fatto qualcosa di positivo qualche anno prima. Si riferiva a lui e poi se aveva chiesto qualcosa sul mercato. Maria Ricapo, una domanda alla volta. Sì, sì, ma fa parte della stessa, è una prefazione per la domanda. Guardate, già il direttore ha detto come si eravamo mossi e si è provato fino all'ultimo. Io adesso faccio un altro nome, se il direttore me lo consente. Noi stiamo prendendo anche Mendez dell'Ascoli, stiamo facendo un colpo importante, perché è inutile prendere, come ha detto il direttore, già ce l'abbiamo. A me mi piace questa rosa, mi ci piace lavorarla e migliorarla col lavoro. È normale che devi prendere il colpo grosso, perché poi devi programmare, perché quest'anno è inutile. Le prime due posizioni non si possono prendere, si può costruire, abbiamo una rosa molto giovane, dobbiamo vedere questi giovani come rispondono, perché giocare per l'alta classifica o trovarci nell'alta classifica sono due cose diverse. Questa squadra si è trovata nell'alta classifica, non c'è partita e sapete che la mentalità, l'atteggiamento cambia. I miei cambiamenti, non vedrete mai una squadra rintanata dentro l'area. Per me il calcio è fare un gol più dell'avversario. Quindi io non sono un allenatore che aspetta, sono un allenatore che ha frenesia. Capisco da questi primi tre giorni che il mio modo di allenare è un modo diverso, l'intensità. Io sono un allenatore frenetico, io sono tranquillo quando ho la palla io, quando hanno gli avversari, la mia squadra di sapere si deve sbrigare a rubarla. Non sono un uomo che attende, sono un uomo che prima offendo. Mi devi costringere a stare dentro l'area, allora so anche difendere, però la mia mentalità deve essere questa ed è quella che io lavorerò sui ragazzi. Poi è normale che ci vorrà un po' di tempo, datemi un po' di tempo e vi farò divertire. Giampaolo Esposito, Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister, al di là dei principi,
Qual è stato il modulo che adotterà stasera? Beh, il modulo è sempre il mio di modulo, quindi è inutile che gli dico i numeri, perché contano i principi nel calcio. Non è una difesa a 3, a 4 che cambia, bisogna capire, attacchiamo alti, li aspettiamo. I principi sono fondamentali nel calcio. Il calcio è un gioco di movimento. Parti a 3 e poi difendi a 5. Certo. Parti a 4 e poi difendi a 2. Non cambia niente. Sono i miei principi che devono essere diversi da quello che c'erano prima. Il mio principio, ve lo ripeto di nuovo, è una squadra che voglio che va, fa sempre la partita. Gaetano D'Onofrio, Il Mattino. Salve, mister, benvenuto. Lei prima ha parlato di una squadra che ha visto in questi primi momenti in cui ci ha parlato, triste. Però ha visto anche la partita di domenica, dove c'è stato anche quell'abbraccio finale a Tobelli che è stato un po', ha colpito un po' tutti, insomma, come ha preso per infatti la ho detto di atteggiamento giusto. Sì. Una delle cose che aveva un po' colpito in precedenza era anche forse che ci si aspettava magari qualcuno più esperto la prendesse in alcuni momenti per mano. Lei ha avuto modo magari di dialogare con tutti o ha individuato qualcuno che secondo lei può essere leader carismatico in questa squadra? Ma i leader in questa squadra, uno l'hai detto, ce ne sono altri due o tre, è normale che lo spogliatoio è importante soprattutto per i ragazzi. È una squadra molto giovane, con giocatori che per me potrebbero fare qualcosa di più. Cito un giocatore che io ho contato sempre d'avversario e che mi aspetto molto da lui, e che è Zigoni. Per me è quell'attaccante che, fatto giocare in una certa maniera dentro l'area, è un giocatore che, quando l'ho incontrato con il Mantova, quando l'ho incontrato con il Venezia, è un giocatore d'area. È normale che noi dobbiamo essere bravi, io e il mio staff, a trovargli quella posizione, ma soprattutto di metterlo in condizione di far gol. Se noi abbiamo un giocatore statico, deve giocare più vicino alla porta. Se abbiamo un giocatore di movimento, allora posso chiedere profondità. Per me Zigoni è quel giocatore che potrebbe essere quel Montalto che avevate voi, perché ha i colpi dentro l'area, è un giocatore che conosce la porta. Però ho visto tante sue partite, non me ne voglia nessuno, però per me l'attaccante deve guardare la porta. Non deve guardare la porta sua, deve guardare la porta degli avversari. E per me l'attaccante si giudica quando in area gli mettiamo i palloni. Allora lì lui deve essere lo scoccatore finale. Per me io il calcio purtroppo dico quello che penso e non penso mai quello che dico. Giuseppe Amato, Il Resto del Calcio. Benvenuto mister, partirei però con una riflessione per la società di dirigenza. Ecco, prima si accennava un po' qualche piccolo malore per il mercato di gennaio, la premessa è sempre quella: se ce l'ha Juve stabile ancora a Castellammare, se si gioca in Serie C, c'è da ringraziare la famiglia Angela, perché questo è sempre doveroso. È chiaro che non riuscendo a fare un colpo che alzi l'asticella, magari meglio non farlo, ma a questo punto la riflessione è d'obbligo su magari la partenza di un calciatore come Santos, che non ha reso forse al massimo, e forse col mister, un calciatore con la sua carriera, poteva forse rendere qualcosa in più. E l'altra riflessione che vi sottopongo è... non è una domanda, è una riflessione. La domanda singola, non c'è problema. Comunque è stato battuto il monte ingaggi, perché ci sono state delle uscite, lo stesso Santos percepiva uno stipendio importante, inutile nasconderci. Ecco, forse in quest'ottica, avendo una squadra al quarto posto, eri partito per salvarti, ti sei trovato lì, forse con un pizzichino di voglia di intraprendere in più, di alzare quell'asticella, magari muovendosi anche leggermente prima, questo è stato un po' lo shock, tra virgolette, di una piazza che dice: ci troviamo lì, con qualcosina in più, ci sono alcuni ruoli come il terzino destro, non me ne voglio Peluso, ma onestamente lì ci manca qualcosina, forse è andato via un difensore, non è stato interessato. Quindi questa è la domanda: si poteva fare qualcosa in più da questo punto di vista? Allora, sì, no, è chiarissimo. Allora rispondo io, poi non so se vuole aggiungere qualcosa il direttore Di Bari. Allora, sicuramente si può fare sempre di più.
E sicuramente chi pensa che siamo partiti a gennaio per farlo sbaglia, non è stato così. Abbiamo messo, o meglio il direttore di Bari, concordando anche, perché naturalmente la società deve mettere a disposizione delle risorse, ve l'ho detto prima, io budget sulle mie risorse non ne ho, è un budget che viene esternamente grazie all'apporto dei fratelli Langella. Direttore, ci siamo confrontati, la proprietà, io il direttore, e naturalmente erano stati fatti dei progetti, sicuramente esattamente, il mister ha fatto un nome, io non avevo fatto nomi, siamo a parlare di un giocatore che con la Liga Pro ci appartiene proprio. Allora, quello che dovete capire, noi abbiamo provato a migliorare la rosa, per migliorare questa rosa, oggi non andava preso un giocatore tanto per prenderlo, andava preso un giocatore che oggettivamente era di categoria superiore, altrimenti era meglio non prenderlo. Ci abbiamo provato, purtroppo alcune cose che sembravano chiuse alla fine sono andate male, purtroppo questa è la regola del calcio, però ce ne assumiamo, come posso dire, tutta la responsabilità noi, perché siamo poi i terminali, quelli che operano sul, diciamo che operano in prima linea, io per la parte amministrativa, Beppe per la parte tecnica, ma ce ne assumiamo tutte le responsabilità. Però vi ripeto, fare operazioni tanto per farle, anche perché vi dico, e colgo anch'io l'occasione per ringraziare il nostro gruppo squadra, alcune volte andare a mettere un giocatore in un gruppo che si è coeso, e lo ha dimostrato anche con la partenza di Colucci, fermo restando i meriti del nostro tecnico in seconda, che è andato a Viterbo, e lo avete notato tutti, nell'abbraccio, e tra virgolette questo è un gruppo che anche tra virgolette scalfire qualche loro certezza o mettere all'interno un giocatore che può, diciamo, rompere degli equilibri, diciamo si rischia di fare più danno che altro, quindi abbiamo pensato anche a questo. Sinceramente, ripeto, si poteva fare sicuramente di più, si poteva sicuramente provare a convincere, ripeto, non ci siamo riusciti, cioè la verità è questa, è inutile che uno si nasconda dietro al dito, no? Santos è un giocatore che è venuto, si era messo in discussione, è stato con noi addirittura 40 giorni, poi naturalmente ha avuto degli alti e bassi nella sua gestione, erano sorti dei dubbi, ma fondamentalmente lui ci ha fatto capire che questa categoria non la voleva continuare, lui non si trovava in questa categoria e voleva andare via, quindi non è stata una scelta prettamente della società nel volerlo mandare via, tant'è vero che ha ricevuto un giocatore che è venuto a Castellammare, ha fatto 2 gol, correggetemi se sbaglio, ma sono 2 gol, ha sbagliato un rigore, no scherzo, per drammatizzare, ci ha chiamato mezza Italia per averlo e lui non ha accettato nessuna di queste piazze, non faccio i nomi delle società per un discorso di correttezza, ma se girate un attimo in giro e la voce girava, tutte quelle società ci hanno contattato, ma lui ha detto di no a tutto. Penso di essere stato esaustivo. Direttore, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, io cerco di essere sempre molto realista sulle situazioni. Io dico, non tutti i mali vengono per nuocere, tutte le situazioni si creano tanto per. In questo momento, ovviamente, sono stati contattati i calciatori che potevano alzare l'asticella. Non sono voluti venire. Pazienza, andiamo avanti, come abbiamo fatto fino ad oggi. Non voglio né polemizzare, né, anche perché in questo mondo ci lavoro da un po' di anni. Quindi l'allenatore è contento della squadra. Abbiamo dovuto mettere 2 giovani dentro, giovane o quasi giovane, quindi che possono essere di prospettiva, parlo degli attaccanti, perché poi c'è anche un altro centrocampista, anche un altro giovane. Quindi alla fine andiamo avanti con questi. Riguardo Santos, si è creata una situazione anomala, perché e qui la devo raccontare, perché nel momento in cui il giocatore che abbiamo visto per 40 giorni non è stato messo nella condizione migliore per far bene, purtroppo va fatta una critica costruttiva, ragazzi, a un certo punto è stato anche bersagliato dai tifosi, e quindi questa situazione
non è la situazione delle migliori. A quel punto lui ha preferito andare via, ha detto nella mia testa, voi non siete contenti, perché giustamente forse ormai ci aspettavamo di più, essendo un giocatore importante per quello che avevamo visto. Allo stesso tempo era anche un peso importante in quel momento per l'investimento, dice vediamo di poter fare qualche altro investimento, ma allo stesso tempo perché? Perché lui ormai nella sua testa aveva staccato, voleva andare via, tant'è vero che firmerà in Spagna, quindi non penso che uscirà a breve la notizia, perché mi è arrivata questa cosa, e quindi procediamo come stiamo procedendo, cercando di portare avanti quelli che hanno un senso di appartenenza o chi ha scelto di sposarci, e quindi procediamo in questa direzione. Questo è quello che volevo dire. Libero Gascone sta piacendo. Fabio, mister, dove crede può arrivare questa campionessa? Mas, ti ripeto, ti ho detto che questa è una classifica molto strana. Il Pescara, che sembrava potesse raggiungere le due davanti, ha avuto un crollo incredibile, e tante squadre sognano di ripescare il terzo posto, lo sogniamo anche noi magari. Dove può arrivare non lo so, però conosco il mio lavoro, sicuramente questa squadra aumenterà l'indice di gol, aumenteranno anche qualche gol, subirà qualche gol in più. Sicuramente questa squadra, qualche giocatore che sembra in questo momento che è dormiente, si sveglierà, e sono curioso anch'io di vedere. Io vi ripeto, negli ultimi anni ho sempre allenato squadre che mi dicevano guarda abbiamo questo, senza bacce, senza niente, vedi ciò che puoi fare. A Carpi ci sono qua, prendo il Carpi con una banda di bambini, uno in Serie A, Baglieie, Giovannini in Serie B, Venturi in Serie B, Fofana capitano del Messina, e chi me ne dimentico un altro che sta sempre in Serie B. Quindi per dirvi, il mio compito è Guillaume. Migliorare Guillaume, scusate, Guillaume lo prendo bambino perché è un 2003, due anni fa era un 2002 titolare, ma a me piaceva come calciatore, oggi è uno dei giocatori migliori del Catanzaro. Allora per dirvi, il mio compito è migliorare la squadra, ma migliorarla sotto l'aspetto del calciatore. Io sono un insegnante, mi piace insegnare calcio, perché ho capito che dando quello spirito al calciatore di fargli capire che si può migliorare, io gli faccio sempre il mio discorso. Vuoi avere il posto fisso o sei un ambizioso? C'è un film di Checco Zalone molto bello. Se vuoi fare Checco Zalone non puoi essere allenato da me, perché io sono ambizioso. Io a tutti vi voglio raccontare questo e poi la chiudiamo, perché ho gli allenamenti che sono, scusate, ma sono molto più importanti. Baglieie, fuori lista, io mi faccio cacciare dalla società, perché lì doveva giocare un altro giocatore. Mi dimetto, faccio un casino, me lo mettono fuori rosa e mi esonerano. Fanno 6 partite, le perdono tutti, mi richiamano, io pretendo che quel ragazzo ritorna. Oggi sta in Serie A. Ecco, i ragazzi miei, oggi dico miei perché per me sono, oggi sono più importanti dei miei figli, perché i miei figli per stare qui li ho lasciati a casa. Ai miei ragazzi gli ho detto, quel ragazzo lì aveva smesso con la testa, aveva smesso con... Tanti di voi pensate che questa è una categoria massima per voi. Voi non lo sapete la forza che avete dentro. Date tutto di più, sognate, se non avete il sogno, allora andate a fare un altro mestiere. Ecco, io a questa squadra sono curioso se riesco a tirargli fuori quelle cose che ho sempre tirato fuori alle mie squadre, e cioè carattere, determinazione, senso d'appartenenza e mai partire battuti. Perché se io penso che la mia squadra parte battuta, li cambio tutti e faccio giocare chi non gli do l'opportunità. Perché la mia prima domanda che quando vado, certe volte parlo con i direttori, mi confronto, loro la formazione, io giocherei così come i giornalisti, perché gioco, io la formazione la cambio 1000 volte nella mia testa, perché mi basta anche una rifinitura per farmi cambiare un giocatore, come sta a tavola. Quindi ai giocatori ho detto chi gioca, ma non lo so neanche io. Un minuto prima della partita, infatti c'era un presidente che
era sempre arrabbiato perché diceva: ma lei mi deve mandare la formazione prima. Per me prima è un minuto. Come un minuto? Certo, Junior, se poi gliela do e la cambio, che fa? La Juve Stabia, una volta ho fatto questo, non è la Juve, è la Juve Stabia, ok? Grazie. Mister, c'è un'ultima domanda. Scusa. Gianluca Di Marzio, la casa di C, Carmine Lussi. Salve mister, ben ritrovato. Grazie. Volevo chiedere se ha già messo in conto, insomma io non faccio allenatore, un motivo dovrà pure esserci, però immagino che lei sappia che subentrare la stagione in corso, dove un allenatore va via, comunque dopo aver fatto molto bene, sa che porta con sé delle difficoltà. Lei già ha accennato qualcosa, ha messo in conto delle difficoltà che potrebbe trovare e se già subito nell'immediato o per come lei, per come intende lei il gioco del calcio, pensa anche che queste difficoltà magari non le incontrerà praticamente mai al termine della stagione. Non c'è un allenatore che quando subentra possa pensare che va tutto male. Quando un allenatore subentra è convinto che andrà tutto bene. Sarà il campo a decidere questo qui, però sappiate che quando uno subentra sa che entra in un mondo dove i ragazzi avevano un'altra persona con altre idee, tutte rispettabili, però io sono una persona molto molto diretta, do molte responsabilità, i calciatori devono fare i calciatori, il mister deve fare il mister, a me mi deve gestire il direttore, loro, io devo gestire la mia squadra, loro saranno gestiti dai presidenti. Se noi rispettiamo questa gerarchia, possiamo fare grande cosa a Castellammare. Grazie, mi posso aggiungere un punto di vista? Prima accennato all'eventuale prosecuzione del progetto di Vestabia, ci siamo, che la progettualità è così a duratura, significa che le cose andranno bene, ma questo è già contrattualizzato o il contratto è di un anno secco e poi vi aggiornerete a fine del anno? Guarda, io ho sempre allenato un anno. Me ne hanno fatti 5 a Terni e li ho strappati. Me ne hanno fatti 2 a Carpi e sono falliti. Si parla solo di un anno, perché tanto se vado bene io la Juve Stabia, a meno che mi chiama la Roma, o mi chiama, a me l'obiettivo mio è portare la Juve Stabia in Serie A, perché almeno mi salgo quel gradino. Dopo 70 anni vado a fare la seconda, la terza categoria che mi mancano, così ho completato la mia esperienza, perché il calcio è un'esperienza e tutti i campionati sono uguali, poi cambia il calciatore, cambia la cosiddetta spazio-tempo di pensare. Ringraziamo il mister, continuiamo 10 minuti ancora con i direttori e poi ci fermiamo. Dopo ci sarà la lista dei convocati al termine della seduta di allenamento. Ritroveremo ovviamente il mister in conferenza stampa nel post partita di questa sera. Mario Pollo, vi vicino. Ecco, diciamo un po' questa situazione del mercato. Ecco, prima parlavo un po' del fatto della mancanza, ecco, di comunicazione. Ecco, anche oggi ci aspettavo magari che venissero un po' i presidenti. È una cosa dovuta alla loro un po' lontana, diciamo, oppure di dare spazio a voi oppure altre comunicazioni? No, nessuna volontà dei presidenti, è che abbiamo avuto difficoltà ad organizzare la conferenza stampa, cioè in genere prima si fa fare la conferenza stampa al mister e poi inizia gli allenamenti, mentre invece ci siamo trovati con le dimissioni a 2 giorni dalla gara, nel frattempo contatta il mister, ragiona con il mister, lo avete visto a Viterbo, qualcuno ha visto che ha fatto pure delle foto simpatiche e poi con la chiusura del mercato ieri, infatti dobbiamo stare a Milano, non ci siamo andati più, siamo rimasti qua per accelerare alcune cose e quindi abbiamo dovuto per forza di cose fare addirittura il giorno della gara, quindi un po' anomalo, però ci sta, purtroppo il calcio è questo, siamo capitati che giochiamo 3 partite in una settimana e quindi tutto qui, loro avevano già degli impegni neanche in zona, infatti stasera Pedro saranno allo stadio ma uno di loro addirittura con difficoltà, nel senso che fuori, quindi siamo stati costretti tutto qua. Poi era giusto anche che, visto che siamo gli operatori, come dico io, noi, perché loro quello che devono fare l'hanno fatto. Mario Di Capo. Allora, una domanda per il direttore Pulcino. Nell'ottica di
di una società che sta chiaramente mettendo a posto il bilancio e tutto il resto. Castellammare ha 116 anni di storia calcistica, cioè da 116 anni qui abbiamo avuto tanti dirigenti, allenatori e società. Però raramente si sono viste operazioni come Fioravanti prima e Muraschini oggi. Questo tipo di operazioni sono necessarie per continuare un certo discorso societario anche con la famiglia Longella? Domanda? Penso che in questo momento noi innanzitutto... Non l'avevamo mai visto prima questo tipo di operazioni. Sì, sì. Oggi danno fastidio a tanti nella piazza. Allora, io penso semplicemente questo, che noi ad oggi sicuramente, come ho detto prima, potevamo lavorare anche meglio, però gli sforzi fatti in questi... Io sto da gennaio dell'anno scorso, quindi praticamente tra poco, no, ho compiuto l'anno e ho visto quanta passione e quanta dedizione mettono i fratelli Longella per Castellammare e per la Juve Stabia. Prima il mister ha detto bisogna essere orgogliosi e onorare anche. Ghirelli nell'ultimo periodo del suo mandato diceva i presidenti sono degli eroi, che sottraggono risorse a prescindere alla propria famiglia, alle proprie aziende, senza avere un tornaconto personale, perché scusatemi, non è che i Longella hanno vinto una gara d'appalto e quindi il comune gli ha chiesto di pigliare a Juve Stabia, cosa che succedeva negli anni pre-Tangentopoli, per fare esempio. No, ci mettono la passione, sapete benissimo, Giuseppe è un tifoso, Andrea è un tifoso, sono persone che soffrono quando perdono, soffrono quando non si riesce a prendere un calciatore che casomai loro volevano. Io penso che noi abbiamo messo le basi per un progetto serio, perché poi ci sono giocatori nella nostra rosa e questo mi dispiace che qualcuno non lo dica, ma sono monitorati anche da società importanti. Quindi significa anche significa che le scelte giuste. Ora naturalmente alcune volte le scommesse sui giovani, quando Beppe ha avuto l'intuizione di prendere Barusi, io ricordo, perché ho una buona memoria, ho una memoria da elefante, ricordo qualche critica, dico qualche per essere buono, giochiamo con un ragazzino, ma dove andiamo? Perché si voleva il nome da mettere in porta. Oggi uno di voi toglierebbe Barusi da dentro la porta? No. Allora, anche quando vedete il ragazzo... Barusi aveva già esperienze. Sì. Moraschini ha 27 minuti in Serie C, Fioravanti manco uno in eccellenza. Allora, io... Questo è il discorso. Però ti dico, io Moraschini l'ho avuto a Foggia. Moraschini l'ho avuto a Foggia, lo conosco. Ha avuto qualche problema fisico, come anche un altro giocatore che abbiamo preso. Ha avuto qualche problema fisico. Però sono anche quelle le scommesse, cioè nel senso che oltretutto oggi terzo in classifica, quarto in classifica, quinto in classifica puoi provare a fare delle scommesse, te lo puoi permettere, perché possono essere giocatori determinanti ma allo stesso tempo non determinanti in un reparto che è blindato. Ci abbiamo penso tra i migliori centrocampisti della Lega Pro. Quindi un giovane che puoi far crescere o che comunque puoi valutare, guardate, non so, ma molti di voi li vedo girare allo stadio, ma quanti giocatori avete visto venire a provare in questi sei mesi di stagione? Poi naturalmente il campo ci ha dimostrato che forse non valeva la pena e quindi abbiamo detto vabbè, hai provato, ci ha fatto piacere, però perché casomai hanno avuto qualche problema fisico e bisognava capire se potevano essere giocatori funzionali al nostro progetto. Tutto qua, penso di averti risposto e non c'è altro, giusto per tirare una linea. Giampaolo Esposito, Gazzetta dello Sport. Salve direttore, buongiorno. Le volevo chiedere, visto l'arrivo di Kovacic un tantino velocizzato e fatto passare diciamo indietro nel tempo per avvenimenti, volevo chiedere qualcosa in più sulle dimissioni di Colucci, la tempistica, le modalità.
Allora, io penso, partiamo dal concetto, sposo le parole del direttore di Bari con cui ci confrontiamo quotidianamente. Quando si cambia un tecnico, oltretutto nel corso della stagione, è sempre una sconfitta, perché significa che per un qualsiasi, come anche si prende un giocatore, quel giocatore poi va via, è sempre una sconfitta, perché significa che o non si è fatto la scelta giusta o non ci si è sposati in modo giusto. Io dico che quando due persone si separano la colpa è sempre 50-50, voglio dirla così. Ritengo che quello che succede all'interno dello spogliatoio o nella nostra grande famiglia deve rimanere nella nostra grande famiglia, almeno da parte nostra. Ti rispondo in questo modo, spero di non essere scortese. Colucci sa, io so, e questo mi basta. Giuseppe Amato, adesso del calcio. Sì, piccolo inciso prima su, appunto, parlavamo di Colucci. Colucci si è dimesso, ha lasciato sul tavolo il contratto comunque, a fronte con quel risultato raggiunto, era una sottolineazione, quindi questo penso va dato in ogni caso atto. Detto questo, un piccolo chiarimento sull'operazione, direttore, magari chiedo a lei, sull'operazione Matino che è passato da Potenza al Bari, che l'ha annunciato a titolo definitivo da Potenza, ma era un calciatore di proprietà della Juve Stabia. Se ci fa capire come è andata l'operazione. Posso? Prego. Allora, poi do il finale io. Perché naturalmente lui del finale sull'aspetto tecnico, io te lo do sotto l'aspetto. Il Potenza ci aveva chiesto il giocatore in prestito perché nella prevalutazione, diciamo, non era un giocatore secondo il mister funzionale al suo gioco, e quindi abbiamo accettato di darlo in prestito. Naturalmente il Potenza, anche visto, diciamo, tra virgolette, l'investimento sul ragazzo, ci aveva chiesto la clausola di un eventuale riscatto in corso a fine stagione. Il Potenza lo ha riscattato e poi lo ha ceduto al Bari. Questa è l'operazione che è stata fatta, tant'è vero che noi non ha, perché in genere i riscatti si annunciano a fine anno, loro l'hanno riscattato in questa sessione di mercato, ma ci avevano anche già comunicato che c'era una trattativa avviata con il Bari, altrimenti non si sarebbe potuta fare. Noi abbiamo dato il via libera all'operazione. Faccio una premessa: il giocatore all'inizio già era attenzionato dal Bari, viene qui perché comunque io l'ho cercato come difensore, d'accordo col suo procuratore, però sapevo che c'era il Bari. Ovviamente nel percorso fatto con noi l'allenatore non era contento, perché poi le cose bisogna dire, non era contento il giocatore, quindi dovevamo farlo uscire. In quel momento il Potenza l'ha voluto, abbiamo messo delle clausole e poi loro hanno fatto sto giro, ma al Bari sarebbe arrivato, cioè poteva arrivare tramite noi come è arrivato tramite il Potenza, comunque era attenzionato. Ognuno ha il suo ritorno, cosa che ha portato degli ingressi, ognuno avrà il suo, assolutamente, avrà il proprio ritorno. Ultimissima, Mario Vollono. Ecco, direttore di Bari, volevo chiedere, Lucenzi rimarrà come secondo di No, rimarrà dentro con noi, anche perché penso che è da un po' di anni che sì, fa parte della famiglia Juve Stabia, e quindi ci darà una mano. È ovvio che nella testa di un allenatore, o comunque di un futuro, giustamente lui aspira un giorno a diventare allenatore in prima, ma penso che stia facendo anche una palestra, arriverà anche il momento suo, sicuramente. Chiudiamo con Mario Di Carlo. Per dar merito al vostro lavoro, chiaramente, perché poi c'è stato un lavoro sul mercato, altrimenti si può pensare, abbiamo solo ceduto, qua là, solo altri. Allora, ci sono state anche dei tentativi da parte, non so se voi volete dire delle operazioni che non sono riuscite, perché prima avete parlato pure in diretta, in conferenza, della possibilità di prendere dei giocatori. Il mister ha fatto un nome, se voi volete fare anche altri nomi che sono stati cercati sul mercato, perché è chiaro che perdendo Tonucci e Santos, faccio un esempio, cedendoli, cioè volutamente Tonucci e Santos sul mercato, si è risparmiato qualcosa a livello di stipendi. Quello voleva essere reinvestito dalla società, diciamo, perché sennò altrimenti la piazza può pensare che si è solo cercato di risparmiare, ma la società ha voluto fare anche qualche operazione in entrata che poi non è riuscita. Solo questo per dare merito al vostro lavoro.
faccio una premessa, perché è giusto che come... Anzi, mi hai dato un ottimo spunto e ti ringrazio. Un assist. Speriamo che non è il premio, se no dobbiamo pagare quel premio assist. No, scherzo. Allora, voi sapete, ma lo avete visto in Serie A, quindi non iniziamo a costruirci i castelli sopra. Noi avevamo l'indice di liquidità bloccato e quindi, tra virgolette, possibilità acquisto calciatori zero. Come succede? Quindi significa che deve uscire 10 per comprare 9,99. Quindi da qui il fatto di dover arrivare. Ringraziate Dio, l'operazione Tonucci è stata fatta quasi subito, a inizio mercato. Le altre, Santos non era sul mercato, nessuno voleva cedere Santos. Poi, diciamo, quello che sta nello spogliatoio, vi ho sempre detto resta nello spogliatoio, ci siamo trovati che Santos voleva andare via, ma la proprietà aveva già messo a disposizione un budget su cui il direttore, e se vuole fare i nomi perché è giusto che li faccia lui, il direttore ha lavorato nel corso pre e nel corso della sessione di mercato. Nel frattempo abbiamo proceduto a mettere giocatori che erano tutti fuori lista, cioè che non facevano parte della lista dei 24 più uno che abbiamo. Quindi non è qualcuno che non giocava. O qualcuno che non giocava. Poi c'è stata anche qualche calciatore che ci ha detto: ma io forse non mi trovo bene, se c'è l'opportunità di cessione, e in quel caso si è ipotizzato anche qualche scambio. Poi non eravamo convinti e i giocatori sono rimasti qua. Il direttore non lo dirà, ve lo dico io. Qualcuno è venuto anche a chiederci dei calciatori, mettendo soldi veri sul tavolo, e abbiamo detto di no. E qualcosa voi l'avete azzeccata nelle anticipazioni che avete dato. Quindi non è che si è voluto destabilizzare, depotenziare o monetizzare. Si sono fatte delle scelte funzionali a quello che avevamo. Ci abbiamo il grande rammarico di non aver chiuso nessuna delle 5-6 operazioni che erano state messe in piedi, ma che avrebbero permesso di dare veramente uno step in più. Fermo restando che io ritengo che questa rosa sia altamente competitiva, togliamo il Catanzaro di mezzo purtroppo, sia altamente competitiva, e dove se tante società ci chiedono o vengono a monitorare con gli accrediti la domenica nostri calciatori, e non sono solo uno o due, significa che il direttore di Bari quest'anno non ha operato male sul mercato, perché i giocatori si... il Ronaldo di turno lo sanno andare a prendere tutti, metti i soldi sul tavolo, lo sanno andare a prendere, poi c'è bisogno anche della volontà del calciatore. Il problema è andare a prendere il Varaschelia di turno, che lo compri, non lo so, a quando l'hanno comprato a 7, a 10 e lo rivendono a 90. E questa la bravura di un direttore di una società che sa operare sul mercato. Ora può darsi che i ragazzi che sono arrivati saranno molto funzionali, ma comunque saranno funzionali al progetto. Speriamo che saranno molto funzionali al progetto. Poi, se il direttore vuole aggiungere i nomi. No, beh, è stato detto tutto. Allora, le criticità, le ha dette prima, erano due, nel senso di trovare una punta che ci potesse dare una maggiore concretezza o un rifinire meglio quelle che erano delle situazioni che creavamo davanti, e un laterale destro, perché comunque c'era la criticità in quel ruolo. È ovvio che noi abbiamo puntato dei giocatori che ti potevano far alzare l'asticella, non dei giocatori tanto per mettere dentro, e c'erano due situazioni importanti che non sono andate in porto, perché uno è andato in Serie B, l'altro è rimasto in Serie B, c'erano giocatori giovani in prospettiva. Purtroppo devi fare i conti anche con quelle che sono le tematiche del mercato. E per quanto riguarda il discorso della punta, non dirò mai i nomi, sicuramente me li segno, quindi senza ombra di dubbio, perché poi la ruota gira, quindi ognuno fa le proprie valutazioni. È ovvio che si guarda al progetto. Forse il progetto Juve Stabia ha subito uno scossone, perché è capitato dimissioni dell'allenatore, alcune dichiarazioni dell'allenatore, nuovo allenatore, fine mercato, quindi qualcosa ha destabilizzato il mio lavoro, ma non fa niente. Procediamo, andiamo avanti con voglia, fame e senso di appartenenza. Io sono convinto che
le nostre soddisfazioni ce le possiamo togliere, fermo restando che non dobbiamo perdere di vista quello che è il nostro obiettivo. Tutti vogliamo sognare, io sono il primo che voglio sognare e sono il primo che ho voglia di prendermi quello che mi hanno tolto. Però intanto io sono convinto che il lavoro che è stato fatto è un buon lavoro. La classifica, è vero, è una classifica anche anomala perché siamo tutte lì, quindi tolto le due, la terza è Pescara che si è rinforzata, tutto quello che vuoi, comunque siamo tutte lì, quindi oggi puoi stare, se può essere quarto, domani può essere decimo, ottavo, nono, perché nel giro di 3-4 punti stanno tutte lì, però dobbiamo andare avanti come abbiamo fatto finora, anzi, con più forza e più determinazione. Grazie a tutti.